Grazie a Medeolia, oggi inauguriamo una mostra alle porte della Settimana Santa del titolo Lumen, dove le miniature che la Medeolia ha donato alla nostra città per la prima volta vengono esposte, e in più vengono esposte anche tre opere che sono normalmente custodite al Mazzini. Un messaggio importante, solo basti pensare al nome Lumen che si è voluta dare, cioè luce. Luce che viene data alle opere in modo derivato, proprio per però dare un messaggio alla nostra vita, a quello che è importante, e al messaggio anche della Pasqua. Per noi molto importante la riflessione invece sulla diversità rispetto alla luce, alla lux che i latini dicevano, cioè la lux è la luce propria, lumen, quindi queste opere sono luce derivata e che però ci danno luce alla vita. Un messaggio importante, ripeto, che va oltre il mistero della vita, che va oltre a quello che noi siamo e che ci fa riflettere proprio sulla Pasqua di Resurrezione, che deve essere un momento di speranza per tutti e anche di riferimento di valori importanti. Marzia Ratti ed io, che siamo i curatori di questa mostra, abbiamo pensato di mettere appunto in evidenza le 18 miniature che non sono mai state esposte al Museo Lia, che sono un vero capolavoro di arte miniatoria, appunto al 200, al pieno 400, all'inizio del 500, e i tre corali dei sette che sono conservati alla Mazzini, che provengono da San Francesco il Grande. Quindi oggetti che fanno parte delle collezioni civiche, le miniature Lia e quella della Mazzinia, che vengono uniti a raccontare in questo momento particolare dell'anno, la settimana che precede la Pasqua, proprio il lumen, cioè la lode del divino attraverso questa tecnica raffinata dove il cromatismo, l'esuberanza decorativa ha il sopravvento. Si raccontava appunto nel libro cantato, nel libro che serviva proprio per la liturgia, si raccontava la lode del divino, e questo è il significato appunto di questa mostra, quindi mettere in luce i tesori della nostra città nel suo tempo attraverso questa particolare tecnica artistica, evidenziare quello che è stato appunto l'apporto medievale e rinascimentale a questo determinato segmento d'arte.